Sono stati svelati i quattro vincitori del Premio Nazionale di Umorismo e Satira Cartoon Sea, giunto alla 13ª edizione. L'appuntamento dedicato ai temi dell'ambiente, della sicurezza e del lavoro, ideato e promosso dall'azienda fanese SEA Gruppo, ha visto la partecipazione di 125 artisti da tutta Italia, isole comprese, per un totale di 246 elaborati, di cui 30 nuovi partecipanti e 8 under 29. Titolo di questa edizione, Piano B, un altro mondo è impossibile. Gli artisti, con questa traccia, si sono sbizzarriti con illustrazioni dedicate a vari aspetti attuali, dal riscaldamento globale, inondazioni, carestie, siccità e guerre. A vincere il Grand Prix dell'edizione 2023 è stato l'artista 39enne Urca con la sua opera Detox, seguito da Walter Leoni, Maurizio Boscarol e Marco Ceccolini. Quest'ultimo si è aggiudicato il premio speciale Origone. Quali sono le opere vincitrici e qual è il loro significato? I vincitori sono Urca con un'opera Detox che ci mostra un pianeta che si depura dall'azione nefasta del suo peggior nemico, cioè l'uomo. Maurizio Boscarol rilancia il piano B inserendo Superman, che come tutti sanno viene da un pianeta distrutto, quindi per lui non si tratta più di un piano B ma necessariamente di un piano C. Poi Walter Leoni, che ci propone una arca di Noè spaziale, un'astronave con tutti gli animali, che espelle anche in questo caso gli umani dal futuro, e quindi come unico modo di salvezza è eliminare l'umano. Pare che sia questo il messaggio che molti autori ci vogliono dare. In occasione di questo appuntamento, all'interno di Palazzo Bracci Pagani, in centro storico a Fano, verrà allestita una mostra con alcune delle opere partecipanti dal 26 agosto fino al 10 settembre. Sabato, infatti, alle 18.30, ci sarà la premiazione dei vincitori, seguito da un momento di spettacolo curato da Filippo Brunetti, dove si parlerà con leggerezza il dilemma dei nostri tempi, ovvero l'effetto serra. Concorso nazionale, quest'anno è stato un exploit perché c'è stata una partecipazione di 170-180 opere dall'estero, pur sapendo che sarebbero state fuori concorso e quindi non premiabili. E questo è un motivo di soddisfazione, perché vuol dire che il nostro concorso non è più conosciuto soltanto in Italia ma anche all'estero. Novità di quest'anno, la prima edizione del concorso dedicato agli studenti sulle vignette che affrontano il tema della sicurezza sul lavoro. A vincere la 16enne Giulia Imele della sezione grafica pubblicitaria del liceo artistico Mengaroni di Pesaro. Il tema dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento e del destino del nostro pianeta sono al centro della riflessione degli artisti che, attraverso le arti grafiche, quelle per l'appunto dell'umorismo e della satira, provano a farci fare una riflessione sorridente ma non scontata e non banale su temi che sono di grandissima attualità. Il Comune di Fano accompagna anche questa 13ª edizione di Cartoon Sea proprio per il valore civile che questo appuntamento ha e per il quale ringraziamo ancora una volta la determinazione e l'impegno del gruppo Sea.